Le Fonti Advisory Update, eccoci nuovamente con voi amici di Le Fonti TV. Saluto subito Eugenio Sartorelli, protagonista di questo blocco di diretta. Eugenio, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. E allora con Eugenio faremo come al solito una bella analisi intermarket e poi ci concentreremo, oltre che su indicatori vari, appunto sui mercati e la curva dei rendimenti, per capire cosa sta succedendo in generale in questo momento a livello globale, ma tra poco vi spiegheremo un po' meglio. Allora, a partire dalle tue considerazioni Eugenio sui mercati, insomma si chiude una settimana molto calda, molto intensa, aspettiamo il dato sull'occupazione americana con tutte le conseguenze che questi dati potrebbero avere sulle mosse, sulle decisioni della Fed. Altri market mover quali sono a tuo parere, appunto cosa ci stanno dicendo i mercati? E poi naturalmente dopo un primo riferimento generale andiamo a vedere anche con i grafici, aiutati dai grafici, quali sono appunto le strategie migliori intermarket del momento da seguire. A te. Sì, la prima cosa partirebbe dai dati degli ultimi giorni, ma in particolare di quelli di stamattina. La banca centrale ieri, la banca centrale inglese ha aumentato i tassi, la banca centrale indiana ha aumentato i tassi, la banca centrale inglese dice che ci sarà un'inflazione a due cifre. E però cosa succede? Stamattina i dati del Giappone, per esempio, delle spese individuali sono state sopra le attese, che quindi vuol dire che non, questo è un dato coincidente dell'economia, che non è negativo, ma soprattutto i dati di Francia, Germania e c'era un altro paese dell'Europa, Francia, Germania e l'altro non me lo ricordo, Spagna, infatti stavo dicendo Spagna, attese, esatto, sopra le attese la produzione industriale, ma non di poco, di tanto sopra sì, le sì, attese. Sì, a partire proprio dalla Germania, certo. L'Italia che gongolava, siamo i migliori, siamo i più forti, facciamo il PIL più alto di quest'anno, invece sotto le attese. Questo non vuol dire che non farà il PIL migliore degli altri quest'anno, o meno peggio, insomma. Io credo però al momento si mostra un po' più il rallentamento, questo è un po' il senso. Esattamente, però il dato fondamentale è che si grida al lupo al lupo, e in questo momento, se uno va a vedere i dati economici, quelli coincidenti, il lupo sembra che sia più presente in America, dove non c'è una guerra alle porte, dove non pagano un'inflazione mostruosa perché le materie prime ce le hanno tutte. Ricordo che, e qui lo preferisco farlo vedere perché è meglio che ci rendiamo conto, certo, quello, certo. Quello che ha detto il presidente della banca centrale della UK, ha detto che aveva l'inflazione a doppia cifra. Ebbene, lo dice sulla base dei prezzi della produzione, che sono l'ultimo dato, che è di giugno, del 16,5. Cioè 16,5 prezzi della produzione dicono, beh, non arriveranno tutti al consumo, ma un 12-13% arrivano. Ecco, qui la cosa incredibile della resilienza dell'economia europea, perché ovviamente non ipotizzo che i dati non siano giusti, sono sicuramente giusti, ma la cosa mostruosa dell'economia europea e che si deve confrontare con questo dato che adesso vi faccio vedere, che è uscito questa settimana, 35,8% i prezzi della produzione, 35, con un'inflazione che per una cosa che ancora mi è sconosciuta, sto parlando non dell'inflazione core, sto parlando dell'inflazione quella vera, perché l'inflazione core fa ridere i polli, cioè io pago l'inflazione compreso gli elementi volatili, cioè io consumatore individuale pago anche gli alimentari, come pago anche i carburanti, quella è la vera inflazione che io pago, non quella core, che è un'inflazione ipotetica depurata degli elementi più volatili, che veramente sì, è una grande storia. Ne abbiamo parlato più volte, anche perché chi si basa a quello, certamente, certamente. No, ma d'accordissimo, hai motivato anche spesso perché, quindi assolutamente. Prego. Quindi è incredibile che la resilienza dell'economia europea a fronte di un'inflazione che ancora non è a doppia cifra, perché questo 35,8, se lo divido per 3, e sono molto prudente a dividerlo per 3, fa 12%, cioè vuol dire che l'inflazione europea, che è dell'8,6, vado a memoria, una cosa del genere, facciamo pure 9, va sopra di 3-4 punti. Ecco, quindi questo è uno scenario fondamentale, cioè l'inflazione non è vero che sta frenando, ce lo dice la banca centrale della UK, e ce lo dicono anche questi dati. È vero che sta diminuendo i prezzi della produzione, ma il trasferimento ai prezzi al consumo non è ancora completata. Detto questo, la chimera è, ma le banche centrali potrebbero rallentare la loro stretta monetaria, aumento dei tassi. Non possono farlo,
non possono, non hanno modo, devono continuare a combattere l'inflazione, perché questa diventerà pesantissima. Già ci sarà un forte rallentamento economico dovuto all'inflazione, ma se le banche centrali non intervengono, la sofferenza sarà molto più lunga. Quindi è meglio che le banche centrali intervengano, che ci sia una breve più intensa, però più breve. Esatto, okay. Esattamente. Okay. Meglio quello che un'agonia di un'inflazione elevata, cioè la famosa spirale inflazionistica. Perché se vi ricordate, ci parlavano di questa cosa terribile. Se vi ricordate, 2010-2011, la deflazione. Oddio, che paura la deflazione! Una cosa che non si è mai verificata in 100 anni, se non è durata un anno o due, forse nel 1900 qualcosa, non me lo ricordo neanche io. Tutti avevano paura della deflazione, ma tutti i libri di economia ci ricordavano che la paura vera è la inflazione elevata, cioè la stagnazione economica, la stagflazione, inflazione elevata o addirittura riduzione dell'economia e blocco dell'economia. Esatto, esattamente, con l'inflazione elevata. Sì, perché una sì. cosa, questa è la vera paura. Questa la banca, ecco perché tutte le banche centrali al mondo, sottolineo tutte, hanno come primo elemento combattere l'inflazione, non la disoccupazione, che non ce l'ha la Banca Centrale Europea. Detto questo, sì. Adesso cambio scenario e vado sui grafici Intermarket. Okay. Il grafico Intermarket che ci racconta qualcosa di moderatamente positivo è che il dollar index sta scendendo. Da quando? Da metà luglio. Da quando i mercati europei stanno rimbalzando. E tutto sommato il CRB index non sta più salendo da sostanzialmente inizio luglio, è lì che non va da nessuna parte. Questa per l'Europa è una boccata d'ossigeno, perché l'Europa, che deve importare quasi tutte le materie prime, vuol dire che la paga in dollari, ma il dollaro sta perdendo un po' di forza, è sempre forte, ma sta perdendo, e le materie prime, ti ricordo il CRB index, sono le principali materie prime, non stanno salendo. Quindi vuol dire che probabilmente ci sarà un po' da respirare su quel grafico che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè questo grafico dei prezzi alla produzione scenderà, ma non una cosa mostruosa, potrà scendere a 30-28. Quindi si dovrà ancora fare i conti con un'inflazione elevata. E questo mi fa stupire del fatto che i mercati azionari pensano che le banche, perché a me, io non riesco a spiegarlo in altro modo, cioè questo rialzo, sì. Scusate, questo rialzo che è da metà luglio dell'Eurostox e addirittura da metà giugno sul mercato americano, io faccio fatica a spiegarlo se non col fatto che si ipotizza che le banche centrali saranno un pochettino più accomodanti. Non trovo altra spiegazione, non ne trovo altra. E onestamente non so su che base lo diranno, lo pensano. Ah, ricordiamoci che un grafico non è quello che pensa un gestore, è quello che pensano i trader, breve periodo, gli hedge fund, un po' più del breve periodo, e i gestori di medio e lungo periodo. Okay, tutto certo. Insieme fa questo grafico. Però quelli che hanno più soldi sono i fondi, cioè quelli che ragionano non a settimane, a mesi, se non molti mesi addirittura. E io non so come possano vedere una possibilità di una banca centrale accomodanti a fronte di un'inflazione che sarà ancora elevata. Le banche centrali continueranno a aumentare i tassi. Secondo me non avranno alternativa, cioè andranno in stretta monetaria. Sì, non possono usare. Ok. Non c'è alternativa. Quindi... Beh, ma la Fed, per esempio, ha detto: il nostro lavoro non è terminato sull'inflazione. È molto. Cioè, questo dice tutto, no? Cioè, quello che stai dicendo certo. Tu, ovviamente, in modo meno veloce. Ecco. Però andiamo più a fondo. Sì. Non più a fondo, perché a quel punto non dice: ma c'è la liquidità. Sì, c'è liquidità. Adesso vi faccio vedere il dato a luglio. Questi sono i total asset. Non è la liquidità generale, la dovrebbe prendere la massa monetaria M3, che però la Banca Centrale Americana non dà più. Diciamo che i total asset, il balance sheet delle banche centrali, sono una buon proxy della liquidità. Allora, Fed non sta salendo, sta leggermente scendendo, ma è lì. Quindi ancora la Fed non è in vera stretta, la stretta monetaria dall'inflazione. La Banca Centrale Europea è lì, non sta più salendo. La Banca Centrale Giapponese, e questo mi stupisce sto grafico perché ha detto che loro continuavano a comprare i bond, sta addirittura leggermente scendendo. La banca centrale cinese, mettiamo pure quella, tra l'altro vedete la banca centrale cinese sembra un elettrocardiogramma, forse il banchiere centrale, o continuano a cambiarlo, o comunque è meglio che si dia una calmata,
perché questo grafico mi sembra veramente per una banca centrale molto sclerotico, però anche la banca centrale cinese non va da nessuna parte. Quindi tu sta cavolo di liquidità da dove arriva? E qui ritorniamo a un altro mistero, perché perché continuo a parlare di liquidità? Perché qui la cosa incredibile è che guardate questi due grafici paralleli, questo è il T-note, il prezzo, e questo è l'S&P. L'S&P che sale da giugno è il T-note che sale da giugno. Cioè, qui c'è la liquidità che non sale, ma però da qualche parte c'è la liquidità per comprare l'S&P, ovviamente anche il Nasdaq, e comprare il T-note. E io qui rimango da analista Intermarket, ve lo faccio proprio, mi do gli scaffoni sulla faccia. E me ne do ulteriori di scaffoni guardando anche il Bund, perché pure il Bund sta salendo da metà giugno. Quindi vuol dire che c'è denaro che ce lo mettono. Io vi dico, da analista Intermarket, dico boh, un grande boh o una grande oh, sorprendente. Siamo, non riesco a capire. Così siamo spacciati, però. Come fare quindi a muoversi in questa giungla? Perché di quello si tratta, Eugenio. Allora, il trader ovviamente di questa cosa che sto dicendo se ne può fregare, perché tanto ragiona un giorno. Certo. Se però vuoi vedere con un'ottica più lunga, qualcuno di questi sta mentendo. Cioè, o il T-note o l'S&P, qualcuno dei due deve mollare. Non è possibile che continuino a salire a braccetto, con ovviamente a meno di un'espansione monetaria della banca centrale, che vi ho dimostrato che non c'è. Ovviamente vi faccio vedere anche in parallelo l'Eurostox, che non sale da metà giugno ma sale da metà luglio, e il Bund che continua a salire. Cioè, com'è possibile che ci sia liquidità per tutto questo di fronte a un rallentamento tra l'altro economico? E questo, quindi, le banche centrali sanno benissimo questo, quindi dicono noi abbiamo un sacco di spazio allora per togliere liquidità per ridurre, perché se mi vanno a comprare le azioni e mi vanno a comprare i bond, soldi ce ne sono, vuol dire che malgrado ci sia l'inflazione non c'è tutta questa difficoltà per gli investitori. Cioè, vuol dire che di denaro continuano a mettercelo sui mercati, e io vado in stretta perché voglio ridurre l'inflazione, perché se denaro ce l'hai, caro mio, allora utilizzalo per vivere, utilizzalo per investire. Ovviamente semplificando. Certo, Eugenio, assolutamente. Quindi, insomma, mercati, curva dei rendimenti, eccetera, c'è tutto un po' rimescolato. Cosa sta succedendo è difficile dirlo, insomma. Mi pare di capire che sia proprio da mettersi le mani nei capelli in questo momento. Sì, direi che se dovessi scegliere il primo che cede sono i bond. Ok, certo. Sono i bond i primi che cedono, e ve lo faccio vedere. Sì. E qui andiamo sulla questione che volevo affrontare, cioè quello delle curve invertite, e soprattutto del mistero della curva americana. Allora, curva invertite cosa vuol dire? Probabile difficoltà economica. Guardate quante nazioni con rating A o AAA hanno delle curve di rendimenti invertite. Curve di rendimenti invertite, per intenderci, vuol dire che i bond governativi a scadenza più vicina hanno dei rendimenti maggiori a quelle a scadenza maggiore. Quindi questo vuol dire che probabilmente l'economia o è già o andrà in difficoltà. Guardate quante, lasciamo perdere la Repubblica Ceca, il Cile, ma il Canada, la Svezia, gli Stati Uniti. Confermiamo, Eugenio, che la curva dei rendimenti è un indicatore affidabile per comprendere l'andamento dei mercati? Cioè, si dice, quando c'è l'inversione della curva dei rendimenti è possibile una recessione, insomma, confermi? Sì, okay. Deve essere persistente, però non basta un giorno. No, ecco, un trend. Oggi ricorre spesso questa parola, perché poi è quella del momento. Perfetto, così almeno abbiamo specificato anche questa cosa. Prego. Poi, parzialmente invertite, UK e Singapore. Cioè, se parliamo sempre di due, Singapore è la nuova Hong Kong. Leggermente invertite addirittura la Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Francia, lasciamo perdere l'Irlanda. Cioè, non parliamo di economie che contano poco, cioè parliamo di economie che contano molto. E qui veniamo a un altro mistero, gli Stati Uniti. Anzi, prima di farvi vedere gli Stati Uniti, vi faccio vedere il Canada, che è molto simile agli Stati Uniti, la curva del Canada che è invertita, e giustamente valori elevati di rendimento su scadenze minori, poi scende e poi sta orizzontale. Ci sta, assolutamente ci sta. Andiamo a vedere la UK. Qui c'è un piccolo flesso, quindi è solo parzialmente invertita, però è molto piccolo sulle scadenze più vicine, non sulle scadenze più importanti a 10 anni. Andiamo a vedere l'Australia. Australia, ecco, qui l'Australia invece non è invertita, è quasi appiattita. L'Australia, sto parlando di tutti che ragionano col dollaro. E poi vi faccio vedere la Germania, che invece non è assolutamente ancora invertita. E qui vediamo il grande mistero. Cioè, qui quella dell'America assolutamente è un nonsense.
perché questa è invertita fino al decennale, cioè c'è un flesso, c'è un minimo sul decennale e poi torna a salire. Vi ho fatto vedere che le altre, Canada e Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, non ce l'hanno così, non hanno questo flesso così evidente sui 10 anni. Quindi in America, secondo me, è una mia ipotesi, cioè, ci sono dei gestori che hanno avuto un abbaglio, cioè hanno preso un po' troppo sole o hanno bevuto troppo. Quest'anno fa caldo, quindi il caldo sai che spesso fa male. Hanno bevuto, cioè, perché cosa vuol dire questo flesso? Vuol dire che sono andati a comprare massicciamente il decennale e se ne sono fregati delle scadenze a più piccoli. Cioè, detto in altri termini, io se fossi un gestore, ma mi butterei sulla scadenza un anno che mi rende il 3,15%, e invece i gestori vanno a comprare il decennale che rende il 2,7% con un tasso di sconto al 2,5, con la Fed che l'ha già detto che lo porterà al 3 al 21 settembre, almeno al 3, poi vedremo l'inflazione. Certo. Quindi per me qui c'è una miopia, la miopia probabilmente è la mia, perché il mercato mi dice che sono io che sto sbagliando. Per me, che ho ragione un po' più a lungo periodo, per me sta sbagliando chi continua a comprare il T-note. Per me è veramente una miopia, cioè è un nonsense. Ecco perché penso che sarà il T-note il primo a cedere e poi anche il Bund. Cedere vuol dire che i prezzi scenderanno e i rendimenti saliranno, cioè i rendimenti devono più andare verso l'inflazione. Questo deve succedere e questo non sta succedendo. Cioè i mercati in questo momento, soprattutto quelli dei bond, sono caotici. Cioè se uno vede il trend, dice no, è un mercato ordinato perché guarda solo il grafico, cioè il prezzo tempo e ci possiamo mettere i volumi. Se però uno guarda l'analisi intermarket e fa tutte le considerazioni che vi ho fatto vedere io, questo rialzo è caos, non è ordine, è caos mentale, è disordine mentale, non ordine. Se uno prende in considerazione tutto quello che ho detto, e questo può creare degli scompensi, perché ricordiamo che il mercato che assorbe più denaro dei mercati regolamentati, quindi togliendo il forex che non è regolamentato, è proprio il mercato dei bond, e quello è il mercato dei tassi, o meglio il mercato dei bond, adesso i tassi molto meno che un mercato interbancario, sono quelli che raccolgono più denaro, quelli che possono assorbire più denaro, e quindi ecco perché mi sto concentrando su questo, perché secondo me ci saranno delle gestioni che in bond, soprattutto americane, che secondo me andranno in difficoltà sulle cose che vi ho fatto vedere. Potrebbero essere movimenti sulla curva sulla curva americana che potrebbero essere schizofrenici, cioè potrebbe assolutamente invertire velocemente o verso il basso o verso l'alto. Onestamente non lo so, io credo che lo farà verso l'alto. Mm-hmm. Cioè, questo flesso punterà verso l'alto, però ecco, preparatevi, io ipotizzo. Mancherebbe elaborazioni, ma qua e la tempistica quando, cioè sempre rispetto a quelle che sono le previsioni di Eugenio, ci mancherebbe, poi pronti a rivedere le cose qualora cambiassero, ma insomma la tempistica, cioè tu stavi dicendo pronti a, ti lascio continuare, ma direi anche di dare dei riferimenti temporali se possibile. Sì, ce li abbiamo, i riferimenti temporali, okay. Perché abbiamo Jackson Hole a fine agosto. Ah certo, e certo, quindi ci sono appuntamento tutti i banchieri annuale, centrali, certamente. E magari qualche banchiere centrale gli dice, dico così a braccetto fra loro, si bevono un drink e uno parla, il banchiere centrale della Svezia gli dice a quell'americano, ma scusa, ma non vi sembra un po' strana la curva? Lo so che non è vostro compito regolarla, però potete anche regolarla. Questa curva non ha senso, secondo me c'è una stortura nella vostra curva di rendimenti dei vari bond. Anche qui ovviamente sto semplificando. E qui usciranno tutta una serie di dichiarazioni. Quindi da fine agosto, secondo me, potremmo entrare in questa turbolenza. E poi chiaramente c'è il 21 settembre. Quindi tra fine agosto e il 21 settembre, secondo me, ci saranno dei grossi cambiamenti sulla curva dei rendimenti americana e quindi sui prezzi anche del T-note e di conseguenza anche del Bund. Perché anche il Bund in questo momento rende, vado a memoria, 0,65, non mi ricordo, 0,68, no, qualcosa del genere, a fronte Di un tasso di sconto dello 0,5 che già è molto probabile che verrà aumentato, perché il prossimo dato sull'inflazione europea probabilmente tenderà alla doppia cifra. Sì, è disarmata. Ecco,
Sì, doppia cifra, insomma, l'aspettiamo, non è che vogliamo Sì, dai. fare i gufi, però insomma, parlavamo prima ancora di trend, ecco che ritorna ancora, è quello, è sicuramente in salita e non al momento, quantomeno non ci sono indicazioni che parlano di una discesa. Senti Eugenio, abbiamo ancora qualche minuto, ovviamente se ti ho interrotto riprendi da dove ti ho interrotto, però non posso, sai, salutarti senza chiederti del mondo cripto. L'altra volta, settimana scorsa, abbiamo detto, c'è chi pensa che il mese di agosto possa essere un po' un mese di rivalutazione del Bitcoin, per esempio. Ripartiamo da qui, insomma, per fare un'analisi nel breve. Sì, allora parto dal grafico più importante che è questo, che è la correlazione, la linea verde è il Bitcoin settimanale, la linea rossa è l'S&P 500. La correlazione a 6 mesi, questa che vedete è a 3 mesi, sta scendendo, quella a 6 mesi rimane ancora elevata, anzi ve la faccio vedere in diretta così la vediamo insieme. Quella a 6 mesi sono 26 settimane, la applichiamo, vedete che è ancora elevata, Certo, 0,90, però certo. più nel breve lo vedete anche voi a occhio, cioè l'S&P prosegue il suo rialzo, vedete che invece nelle ultime 2 settimane la linea verde è praticamente prima è salita, poi è scesa, sto parlando del Bitcoin. Quindi c'è un piccolo allontanamento della correlazione, ma rimane elevata. Quindi purtroppo per gli amanti delle criptovalute, tra cui il sottoscritto, la cosa che è deludente è che purtroppo per agosto comanderà ancora la fase risk-on, risk-off. La fase intermarket che ho delineato molto velocemente è ancora moderatamente risk-on, quindi favorevole al rischio, quindi favorevole all'azionario, soprattutto americano, e questo almeno prima di Jackson Hole, e quindi moderatamente rialzista. Dal punto di vista statistico, l'America, agosto è un mese più di lateralità. Io non credo che ci sarà rialzo ancora per poco e poi ci sarà un ritorno dell'S&P 500. E quindi credo, tornando al Bitcoin, che farà altrettanto. Quindi facendovi vedere il grafico del Bitcoin su dati giornalieri, credo che il Bitcoin sarà in agonia ad agosto, cioè starà in un trading range che nella parte alta sarà delimitato a 25.000 e nella parte bassa posso stare fino a 20.000. E questo me lo dice anche il mercato delle opzioni, che io monitoro molto perché opero sulle opzioni sul Bitcoin e Ethereum e perché mi serve anche a livello di sentiment. Il sentiment del mercato del Bitcoin, e poi vedremo anche quello di Ethereum, indica un trading range ancora per le prossime settimane, in linea con quello che penso che accadrà sull'S&P 500, che è quello che ipotizzo. Invece per quanto riguarda Ethereum, anche qui diamo un trading range, il trading range in cui mi dice il mercato delle opzioni si può muovere è 1.800 poco sopra nella parte alta e circa 1.400 nella parte bassa. Quindi anche per Ethereum, come per il Bitcoin, il mondo delle opzioni considera che non ci sarà un agosto eccitante. Va detto che quanto più ci avviciniamo a fine agosto, inizio settembre, tanto più ci avviciniamo alle news che cominciano a uscire alla data che vi avevo detto, il 19 settembre, che è molto importante, cioè il passaggio dalla proof of stake, dalla proof of work alla proof of stake di Sì, mi Ethereum. ricordo, E certo. tanto arriveranno delle informazioni, perché diranno sì, sta andando tutto bene, no, ci sono Sì, dei quindi vincoli. di conseguenza ci sarà insomma Esatto. una E quindi, evidente rivalutazione proprio del mondo cripto, certamente. che sarà trascinato probabilmente da Ethereum. Se andrà tutto bene, cosa che Esatto. non credo, perché non è mai andato tutto bene con Ethereum, però se andrà la maggioranza bene, Ethereum poi da fine agosto, magari inizio settembre, potrà puntare verso 2000 e potrà trascinare al rialzo anche molte altre criptovalute. Ma per agosto non mi aspetto grandi movimenti. Va bene. Mi sbilancio, Sì. e lo dico dal punto di vista ciclico, e ve lo faccio proprio vedere, ve lo Sì. faccio vedere il mio grafico ciclico, non sul Bitcoin, ma ve lo faccio vedere sul mercato principale, che è l'S&P 500, il mio grafico ciclico, che è la linea bianca, da questo punto in poi è più probabile che il mercato americano possa o fermare la crescita o iniziare un pochettino a tornare indietro. Questa data è grosso modo il 10-11 di agosto. Diciamo, diamo il limite del prossimo venerdì, della prossima Dai, settimana, che è il settimana 12. prossima, Non esatto. oltre, il mio modello ciclico, che è questo, che è puramente probabilistico, mi dà da lì in poi una più probabile rientro di questo rialzo del mercato americano e quindi più un ritorno verso più una lateralità. Una lateralità, e Vabbè. quindi per rientrare nella lateralità vuol dire che ci deve essere una correzione, allora si rientra Allora nella si rientra. D'accordo. Allora, Eugenio, togli pure il tuo grafico, come sempre, ti chiedo di fare. I nostri amici possono rivolgersi a te, quindi, ricorda se vuoi il tuo contatto e io ti ringrazio naturalmente per la collaborazione.
No, più che il mio contatto, ricordo il contatto della SIAT, che è www.siat.org. Certo, certo. E c'è anche un annuncio parte. Che volevi fare. Esattamente, vero? Sì. Io sono il responsabile del Master SIAT, che è un Master Analisi Tecnica che si tiene dai primi anni 90. E fino al primo settembre c'è un'offerta. Andate sul sito www.siat.org e quindi si paga il master, non mi ricordo se il 15 o il 20% in meno. Andate a vedere, ecco, non c'è niente di paragonabile in Italia, perché ogni lezione è fatta da un esperto su quella materia, e solo SIAT si può permettere. Specifico, certo, l'Associazione Analisi Tecnica, sì, benissimo. Solo SIAT se lo può permettere. Quindi andate a vedere sul sito www.siat.org, trovate tutto e trovate i dettagli. Interessante, perché poi ciascuno sceglie ciò che preferisce, c'è un esperto proprio specifico, ottimo. Eugenio, assolutamente, hai fatto benissimo a ricordarlo per i nostri amici. Grazie Eugenio Sartorelli e ci sentiamo presto sulle Fonti TV come sempre. Buona giornata.